Salve a tutti, sono Brian Fari e riprendiamo da dove avevamo lasciato la volta scorsa, ossia da questo checkpoint. Sì, sembra un punto interrogativo, è un punto interrogativo, rimarrà per sempre un punto interrogativo per noi. Scendiamo in questo ponte, nell'over piping, piping, quello che è, qui vediamo il reattore, 1998, vediamo una data, sì, è indicativo, c'è uscito dal 97, bla 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 bla. Una pallina ci ostruisce, voglio andare oltre la pallina. Non è possibile andare oltre la pallina. Prima di andare oltre, fatemi ricontrollare la configurazione, sì, è su 8, che la battaglia è troppo veloce, per questo prima non riuscivo. Curiamo, non è obbligatorio, ma curiamo il nostro protagonista preferito, Nuvola. Eh sì, chiamarlo Nuvola è abbastanza scialba come battuta, ormai lo fanno tutti. E niente, possiamo andare avanti. Prendiamo questa pallina, che ovviamente è una materia. La materia restore. Delle materie ne parleremo dopo, appena ci verranno abilitate. Avviciniamoci lentamente al reattore Mako. Barrett esce da noi. Quando noi faremo saltare questo posto non rimarrà nient'altro che un mucchio di spazzatura. Cloud, metti la bomba. Non dovresti farlo tu? Ah, fallo! Mi assicurerò che tu non prema nulla. Ok, lo faccio. Watch out! Questo non è solo un reattore. Qui ci fermiamo un attimo, perché sì, è il momento del cut content! È quello che volevamo tutti. Anzi, in questo caso è veramente cut content, perché Final Fantasy 7 è pieno di dammit content. Sì, sto rumore purtroppo è fastidiosissimo, però dovete sopportare, perché questa parte non verrà più trattata. In realtà questa sezione era molto importante, ma poi è stata tolta alla fine, perché le meccaniche che adesso dovevano essere spiegate verranno spiegate dopo. Praticamente in questa parte del gioco, appunto, quando dice "This isn't just a reactor", questo non è un semplice reattore, il cattivo, che non dirò adesso chi è, ovviamente, chi ha giocato il gioco lo sa, ma preferisco non dirlo adesso per chi segue per la prima volta questo titolo, avrebbe dovuto spiegare cosa sono i reattori Mako, cosa effettivamente sono. Siccome questa cosa verrà spiegata dopo abbastanza bene, è stata tolta, però questa frase è rimasta ed è figa. "This isn't just a reactor", e basta. Ok, fine cut content. What's wrong? Cosa c'è che non va? Eh? Che c'è che non va, Cloud? Muoviti! Muoviti, dice. Sì, scusa. Non so che bombe hanno loro, che fanno questo rumore digitale bellissimo. E parte l'allarme. Here it comes! Prima battaglia, ritorna la bombing mission come host. E un attimo fermiamo tutto. Guardiamo il Guard Scorpion, appunto questo boss. Livello 12, HP 800. Adesso non ci interessa vedere altro, se non sapere che è debole al tuono. Ma prima di vedere l'uso delle magie, perché appunto Cloud ha due materia, Ice e Lightning. Lightning ci permette di usare la magia Bolt, che ovviamente è tuono. Dobbiamo vedere un'altra meccanica. Prima attacchiamo con Barret. Questa, Limit. Possiamo vedere questo Limit. E nel frattempo lui ci fa un attacco inutile che lockerà il suo attacco prossimo su quel personaggio. Limit level 1. Abbiamo visto che ci sono vari livelli. Cosa sono le limit? Le limit sono un attacco speciale governato da una barra che si riempie in base agli attacchi che riceviamo. C'è tutta una formula dietro in base agli HP massimi che abbiamo e ai danni che riceviamo. È uno status alterato che può essere Fury, che lo aumenta, ma ci danneggia la mira. O Sadness, che invece ci fa diminuire il crescere della barra. Possiamo utilizzare appunto questa prima limit, Braver, Bureibu in giapponese, che farà dei danni tre volte superiori al nemico. Abbiamo visto che ci sono vari livelli di questa limit. Questa qua è la prima del primo livello. Vedremo piano piano come sbloccare le altre. Vedremo piano piano che danni fanno. Piano piano potremo usarlo solamente con loro, perché c'è un personaggio particolare con cui il piano piano non funzionerà se vogliamo vederle tutte. Ma per adesso utilizziamo Bureibu. Ah, la limit ha priorità su tutto. Se noi abbiamo scelto 800 membri del party che attaccano e uno che fa la limit come ultimo, la limita alla priorità. Braver! 125. Lui nel frattempo usa Raifuru.
usando la Barrett. Barrett riempie anche la sua barra. Big Shot, in realtà la traduzione corretta sarebbe Heavy Shot, Heavy Shot. Ma anche in questo caso utilizziamo l'attacco. Mentre il nemico riutilizza il suo Search Scope, locando il suo attacco sempre su Barrett, ovviamente prima di confermare un attacco lo deve sempre locarlo, Heavy Shot fa un danno ad un singolo nemico 3 volte e 1/4 il danno normale che infligge normalmente Barrett. Adesso possiamo vedere la magia. Abbiamo 2 magie, Ice, Ice, Bolt, Lightning. Utilizziamo Bolt perché lui è debole al tuono, per vedere che togliamo di più rispetto a un singolo attacco. Lui fa il suo Scorpion Tail. Non posso attaccare sempre, e questo lo vedremo tra un po' il perché. Proprio con lui devo stare attento. Eccolo qua. Errore di traduzione più bello della storia. Barrett, fai attenzione. Attaccalo mentre la coda è alzata. Contrattaccherà col suo laser. Allora, mentre aspettiamo che si abbassi la coda, anzi possiamo aspettare così, così non l'abbassa. È un errore di traduzione questo, perché attaccandolo, noi non dobbiamo attaccarlo. Lui ci sta dicendo, attaccandolo mentre la coda è alzata, lui contrattaccherà col suo laser. È vero, ma non dire a Barrett, attaccalo mentre la coda è alzata. È ovvio che manca una virgola, qualcosina, però lui ci sta avvisando che attaccandolo mentre la coda è alzata contrattaccherà col suo laser. Ma non dobbiamo farlo, ovviamente. Dobbiamo aspettare che la coda si riabbassi. PS, questa è una stance del boss. La sua difesa attualmente è salita da 40 a 255. La sua difesa magica da 256 a 384. Quindi anche attaccandolo avremo solamente riscontri negativi. Finalmente sta abbassando la coda. Adesso è una nostra scelta se usare Bolt, se attaccare e così via. Il primo boss ovviamente non è nulla di che. È un combattimento normalissimo. Wait. Possiamo vedere come sale la limit in base al tipo di danno che riceviamo. Search scope. Ok, io non ho contato gli HP, ma dovrebbe essere l'ultimo attacco questo. Hi Cloud. Sì, non so, si dice Cloud. Cioè, si dice Cloud, ma io preferisco chiamarlo. Ecco qua. Scomparizione. A dissolvenza. Fanfare. Siamo tutti contenti. Prendiamo i nostri 100 exp. Vabbè, gli HP, ripeto, attualmente ce ne siamo. Questo nemico, questo Fixed Encounter, questo boss, ha un drop sicuro, l'Assault Gun. Ovviamente possiamo anche non prenderlo, ma sarebbe da idioti non prenderlo. Che è un'arma di Barrett. Ovviamente più potente di quella che abbiamo. Come on, let's get out of here. Ovviamente sta per saltare tutto in aria e dobbiamo fuggire. Abbiamo 10 minuti per fuggire. Ma prima diamo a Barrett la nuova arma. Dalla Gatling, che ha attacco 14 e percentuale d'attacco 97... L'assalto che ha attacco 17 e percentuale d'attacco 98. Vediamo anche le materie differenti, lo slot delle materie, ma questo lo vediamo ovviamente dopo. Oh no, oh, scusate. Usiamo una pozione a testa, arrangiamo per tipo e scappiamo. Sono passati già 20 secondi. Qui vediamo una delle cose tanto più inutili quanto più belle. Muoviti che è tardi. No, non questa. Ossia il fatto che la nostra cara amica Jessie, che si era fermata là per motivi a noi ignoti, le si è incastrata la gamba. Ora, questo qui serve più per dire devi parlarmi per forza perché sennò moriremo tutti, quindi devi prendere la pozione che ci separa. Sì, nel frattempo sconfiggiamo questi 3 Grant. Tempo ce n'è in abbondanza. Però io dico... Perché la gamma? Che so, farla attaccare da un nemico o qualcosa? Anche perché Jesse ha i codici. Senza quei codici non possiamo andare avanti. Quindi dobbiamo per forza liberare la gamma, disincastrare... No, dobbiamo disincastrare la gamma. Vabbè, lasciamo perdere, è qualcosa di brutto.
va bene? La mia gamba si è incastrata, grazie. Tu cosa ha fatto? Lo scavalca saltando, che è una cosa normale, scavalcare saltando le persone. Bello vedere che anche quando la velocità aumenta, la musica rimane la stessa. Il bombing mission. Ovviamente dobbiamo andare nel percorso che Wedge ci ha tenuto al caldo. E Wedge è più importante di Jesse, praticamente. Ecco. Grazie, Fasturay. Con una piccola inflessione napoletana. Ehi, ascensore, dai! Premi il tasto giù e l'ascensore va su. Bello! Ecco qua il motivo per cui Jesse è importante, perché sennò rimanevamo incastrati. Piccola curiosità. Biggs e Wedge sono nomi utilizzati in Final Fantasy VI, ma che sono presi da Star Wars, l'episodio 4, che mi pare sia una nuova speranza. Non mi ricordo, per favore, non me la prendete con me. Io sono qua per portarvi Final Fantasy, non Star Wars. Ecco qua tutti che fuggiamo. Jesse, che brava Jesse! Il reattore sta per... Boom! È scoppiato tutto, il reattore 1 esplode. E possiamo avere una panoramica di Midgard dove vediamo che ce ne sono altri 7. E tutto il gioco si concentra nel far scoppiare... Non sto scherzando. Eccoci qua nel settore 8, ovviamente adiacente all'1. Questo dovrebbe tenere il pianeta vivo almeno per un altro po'. Yeah. Ok. State tutti indietro, ovviamente ha messo una bomba digitale come tutte le altre. Qua siamo nell'outside del sector 8, siamo appena usciti dal Rubble. Tutte queste zone non potremo rivisitarle. Perché appunto il reattore è scoppiato, quindi. PS, settore 8, ovviamente questo è Achibangai, quindi distretto 8 sarebbe più corretto. Ok. Now let's get out of here. È una delle frasi più belle proprio. Let's get out of here, è bello da pronunciare. Rendezvous. E poi c'è un termine francese e possiamo cancellare tutto. Alla stazione del settore 8. Dividiamoci e prendiamo il treno. Ok, sì, ciao. Ehi. Ehi. Bugs Bunny. Se per i soldi ne parleremo quando torneremo. Grazie. E ora sono povero e solo. Povero non tanto, quanti soldi ho? 632, povero e solo, ok. Riesci a prendere una scala? Allora, qui c'è una parte molto importante. Parte molto importante. Però prima di entrare, posso dire, noi andremo adesso proprio nella zona del settore 8 principale, prima della fontana. E in quella zona, nella versione giapponese, ci sono degli incontri casuali che sono stati poi rimossi nelle nostre versioni occidentali. Ecco a voi, Loveless Avenue. La host cambia. Dei bulli, dei teppisti spingono la fioraia che abbiamo visto all'inizio del gioco. Prima di continuare a parlare con la ragazza dei fiori, grazie a questo sappiamo che sono dei fiori, è il filmato iniziale perché sembrano, boh, cartocci. Questa host è la quarta del primo disco e si chiama Fuon no Kokoro, cuore ansioso, o meglio conosciuto da noi come Anxious Heart. Cos'è successo? You'd better get out of here. Faresti meglio ad andartene. Niente. Hey. Allora, questo niente hey è particolare perché nella versione originale PS1 c'è scritto nothing. Hey, listen. Sì, ok, sembra Navi di Zelda, di Ocarina of Time, però hanno tolto questo listen, non so il perché. Però in originale la versione PS1 è nothing. Hey, listen. Ok, dobbiamo dire questa frase perché il nostro obiettivo è comprarle un fiore. Non si vedono molti fiori qui, non importa. Sì, no, non fare il matelico, come si dice da noi. Oh, questi ti piacciono? Costano solo un gil. Ne compro uno o no? Ne compro uno. Questa azione influirà su una, diciamo, missione secondaria, su una mini quest,
che è relativa ad un appuntamento. E quindi influisce sulle meccaniche dell'appuntamento. È ancora presto per parlarne, è inutile, anzi, parlarne adesso. Quello che ci interessa è che dobbiamo comprare questo fiore. Non è quest'azione che ci influirà sull'appuntamento, ma a chi daremo questo fiore? Oh, grazie! Ci dà un fiore che non si vede e se ne va, diventando un fantasma. Sì, non sono tanto sarcastico, in effetti. Bello sto camion ribaltato, mi piace un sacco. E anche questo futuro Easter Egg. E bello anche l'animazione, sono sfondi pre-renderizzati, ok, però sono animati, cioè c'è questo volantino qua, questo volantino, che sarà poi molto importante più avanti, questo telo che ogni tanto si muove. Sì, l'animazione del vento è una cosa inutile, oppure la luce là sotto, bellissimo. Ed ecco qua la fontana. Tizi casuali, che non ce ne frega niente di parlarci, però ci parleremo solamente per far notare una cosa. Perché è enorme la finestra di dialogo solamente per dire che diavolo sta succedendo? Perché? Mi domando cosa ci sia lì nel muro. Vediamo. Non fatevi ingannare dalla scirra, l'energia Mako non durerà per sempre. Mako è l'energia del pianeta, la fonte di vita del pianeta. La fine è vicina, i protettori del pianeta. Ava! Possiamo vedere nel frattempo un bellissimo riquadro pubblicitario del Monte Colts. E non è lì per caso. Nel frattempo prendiamo questa pozione e andiamo verso il ponte. Qui c'è una meccanica... Ma no, non è il treno, è fuori che stanno lavorando. Bella anche quell'ambione che lampeggia. Qui c'è una meccanica molto particolare di Fixed Encounter e le vedremo solo alla fine. Ne salteremo due e ne attueremo uno solo. Qui le guardie ci fermeranno dicendo "Hey, you there!" Possiamo scegliere tra Fight Them e Later. Fight Them ce le fa combattere, Later ci fa scappare. Se non scegliamo niente, combatteremo ugualmente. Scapperemo anche da queste, ma non da queste. Perché? Perché qui c'è una meccanica molto particolare, come il back attack che abbiamo visto nel precedente episodio. Ossia il side attack. Qui la guardia, le guardie in questo caso, ci attaccheranno solo gli MP, quindi non dobbiamo parlarne. Ci attaccheranno da due lati diversi. Noi dobbiamo scegliere quale attaccare prima. Ovviamente quando ci attaccherà l'altra guardia alle spalle i suoi danni saranno maggiori. Quando... Adesso non più. Non so se è proprio sballato, ecco. Il side attack viene contato come back attack per quanto riguarda la nostra barra TB, mentre quello che ci conta come positivo a noi sono i attack from both sides e il preemptive attack. Prendiamo expert, prendiamo soldi, bla 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 bla. Over here. Ecco, ci hanno circondato e ovviamente in una delle scene più tamparre soprattutto, non ho tempo per giocare con voi ragazzi. Finiscila di bladerare, prendiamolo! Salta sul treno in corsa, senza attrito! È bellissima sta cosa, proprio ha un sistema antigravitazionale sulle suole. No, è una cosa bella. PS, il suo completo è quello da Soldier First Class. Ovviamente non abbiamo visti finora, però la sua casa a caviola è molto particolare. Nel treno, per il settore 7 che partiva dal settore 8, già ci sono tutti. Claudio non arriva, con una locuzione temporale, boh. Claude. Pensi che sia stato ucciso? No way! There's no way you can take and carry... Cloud. Già la femmina si è innamorata perdutamente di lui. E lo vedremo col prossimo dialogo. Pensi che Cloud starà con noi e combatterà per Avalanche? Io che diavolo ne so? Sono un lettore del pensiero! Come se già tutto non fosse abbastanza all'aria. Barrett, per i nostri soldi? Scusa. Rumori casuali. Gente che cammina sui treni. Porta che si apre e lui che entra con una capriola. Non può entrare, ma no. Ecco, questa frase è molto importante. Biggs e Wedge hanno i punti esclamativi. Jesse ha i tre puntini. È sollevata dal vederlo. Cloud. Immaginate qui sti stato inizio del gioco quando vede Squall. In quel modo. Cloud. Sembra che sia un po' in ritardo. Tu sei in ritardo, dannazione. Walzin. È bellissimo come termine, Walzin. Facendo una grande scenata. Non è una grande scenata, io faccio sempre così. Il tamarro.
Tutti erano preoccupati per te, non ci... a te non interessa nient'altro che te stesso. Che ci posso fare? Che vuoi mia? Eravate preoccupati per me. Cosa? Questo ne detrarrà della tua paga. Hot shot, è bellissimo. Muoviamoci. Ci dobbiamo muovere. Seguitemi. Ehi, Cloud, sei stato grande lì. Cloud, è stato... Ok, basta. Cloud, faremo meglio la prossima volta. In realtà Cloud non ha fatto niente, ha messo una bomba. Jesse senza bocca, perché su PC ha la bocca, è strano vederla senza. Attenzione, chiudo qui. Proprio in maniera pacata. Oh, Cloud, la tua faccia è sporca. E certo, è stata una bomba. There you go. E andiamo verso l'altra parte del treno. Ti ringrazio per avermi aiutato al reattore. Io immagino un sorrisino scemo nella faccia di Jesse, ma qua non ha bocca e quando ce l'ha è enormemente nera, inutilmente. Ok, andiamo. Ecco qua il treno del settore 8. Ovviamente dobbiamo arrivare al settore 7, nel cimitero dei treni. Tempo d'arrivo stimato alle 12.23, ovviamente nel tempo di Midgar. Ora Barrett farà la voce grossa. Ah, è mio il treno, andatevene, via! Che se Jesse si sposta, ovviamente anche il tizio là, il capostazione, il ferroviere, cosa sei? Questo è perché odio l'ultimo treno, oh boy! Oh boy! Sembra il tizio di Yakuza Zero. Questo qui è importante parlare con lui. Eh? Questa è casa mia. Ma fa come se fosse casa tua. È bellissimo perché appunto c'è un barbone che vive sul treno e ti fanno entrare nel suo mondo. Finiscila di agire come un bambino. Siediti e sta zitto. Io volevo parlare con questo. Avete letto i titoli di testa nello Shinra Times? Ovviamente un giornale della Shinra. I terroristi che hanno bombardato il reattore del il reattore del settore numero 1 hanno la loro base da qualche parte nei sobborghi, nei sottofondi. Far saltare un reattore, loro di sicuro volevano coinvolgerci in questa cosa. Devono avere un leader davvero calcolatore. Mi domando cosa farà dopo. E qui, e Barrett infatti si gira. Parliamo con Barrett, che ci dirà sempre una cosa. Parliamo con Bits. Questo treno non è ancora switchato, non è ancora cambiato nella modalità security. Sono sicuro che cambierà domani. Andiamo con Wedge. Un giorno Avalanche sarà famosa, e anch'io! È grande, hai dei grandi standard. E adesso parliamo con la donna. Però, perché mette la cosa al lato se poi c'è... Ok, sì, no, non li disturbi per se già, voglio parlare solo con Jesse. No, no, con Wedge. Non pensi che ci sia un grande futuro per me? Scusate, sono stato in dialogo, ma mi ha fatto seccare. Che hai in mente? Non respirare! In tutta la mia vita non sono stato altro che una palla al piede. Ma dopo essere entrato in Avalanche e aver provato a salvare il pianeta, mi sento come se posso fare un sacco di cose. Grazie. Non voglio parlare! Ok. Ehi, Claude, vuoi guardare questo con me? È una mappa del System Midgar Rail, dei binari di Midgar. Guardiamoli insieme. Te lo spiego! Mi piace tutta questa roba, bombe e monitor, lo sai, è la roba che brilla. Boom. E qui possiamo vedere, ok, sta per iniziare, come funzionano i treni di Midgar. È una cosa bellissima che useremo due volte in tutto il gioco. Questo è un modello completo della città di Midgar, è circa una scala 1 a 10.000. La parte superiore è circa 50 metri sopra il terreno. Un pilastro principale supporta il piatto al centro e ce ne sono altri pilastri di supporto costruiti in ogni sezione. Sottovoce, il reattore del settore numero 1 che abbiamo fatto saltare era nella sezione a nord. Ci sono il numero 2, il numero 3 e così via fino al numero 8. Gli 8 reattori danno a Midgar l'elettricità. Ogni città aveva un nome, ma nessuna a Midgar la ricordo più. Invece dei nomi ci riferiamo ad essi con i numeri dei settori, dei distretti. Sono cambiate così le cose. Guarda cosa c'è dopo, guarda! Questa è la rotaia che seguirà il treno. La rotaia spirale intorno al pilastro principale. Dobbiamo arrivare intorno al centro, qui. Ogni checkpoint ha un device di sensore dell'ID. Controlla l'identità e il background di ogni passeggero sul treno.
questo poi è collegato al data central, fino al quartier generale della Shirra. Sottovoce, noi sembriamo sospettosi, quindi siamo ID false. E questa cosa è... lasciamo perdere. Questo qui è un controllo ID, parlando del diavolo. Le luci significa che siamo in una zona di ID security check. Quando le luci vanno giù, non si sa mai cosa può accadere. Cosa arriva dall'oscurità. Abbiamo quasi passato. Che sollievo. Lo so, la prossima volta ne farò una per te, una ID falsa. Questa risposta fa parte della meccanica dell'appuntamento che ho detto prima. È ancora presto per parlarne. Però in questo caso, la prima risposta non darà cambi. La seconda sì, vedremo dopo. Ricordiamoci adesso questo thanks anyway, o questo looking forward to it. Ossia, grazie comunque, cioè a prescindere, me la dai chi se ne frega. Oppure l'aspetto con ansia, non vedo l'ora. Diamo, non vedo l'ora. Così poi parleremo anche del cambio che avrà nel nostro gameplay, nella nostra LAN. Ok, quindi metterò un del supporto in più e lo farò con un bang. Vabbè, sì, sì Jesse, sei pazza. Siamo quasi arrivati, dopo che avrò parlato con te, saremo pronti a provare. Io penso che tu hai acceso il mio fusibile. Best dichiarazione d'amore nella vita. Io vedo le stelle, fa schifo. Io odio l'oscurità. Così. Vabbè. Guarda, puoi vedere la superficie adesso. Questa città non ha né giorno né notte. Se non ci fosse quel piatto, noi potremmo vedere il cielo. Cosa si affaccia? Una città volante. Uno scenario abbastanza inusuale. Ah? Non mi aspettavo di sentire una cosa del genere da uno come te. Sei pieno di sorprese. Il mondo superiore, la città su un piatto. E per colpa di quella dannata pizza, se le persone sotto stanno soffrendo. Pizza è il nome del piatto perché ha la forma di una pizza. E la città sotto è piena di aria contaminata. Di smog, queste cose così. Invece sopra il reattore continua a risucchiare tutta l'energia. Perché tutti non si muovono sulla parte superiore del piatto? Non lo so, probabilmente non hanno soldi. O forse amano la loro terra, non importa quanto inquinata sia. Lo so, anzi, capisco. Nessuno vive nei sobborghi perché lo vuole. È come questo treno, non va da nessuna parte eccetto dove lo guideranno le rotaie. Con questa frase malinconica e con i susurri in sottofondo, arriviamo nel settore 7. E così abbiamo questo primo sguardo del pilastro, del piatto. Ed ecco qua la stazione del settore 7. Slum Station. Gente ubriaca che esce, gente persa, vabbè, cose strane. Slum Station. Prima vi ho parlato di un posto, del cimitero dei treni. Adesso lo vedremo molto rapidamente. E qui useremo incontri zero. La missione è stata un successo, ma non dobbiamo abbassare la guardia. La parte difficile ancora deve arrivare. Non siate spaventati da quell'esplosione. Perché la prossima sarà ancora più grossa. Sì, esplosioni più grosse! Incontriamoci al nascondiglio, muoviamoci! Tutti lo seguono. Noi invece attiviamo un attimo incontri zero e andiamo a destra. Questo è il cimitero dei treni. Possiamo vedere là sotto, Train Graveyard. Qui, fino a che non sconfiggeremo un determinato boss, affronteremo una tipologia già affrontata di nemico, quindi non ci interessa affrontare i nemici qui o meno. Anche perché più di qua non possiamo andare. Questa è la sezione nord. Ovviamente poi visiteremo il resto. Togliamo il Londra Zero. Parliamo con questi due ubriachi. Non ti lasciano andare stanotte. Wow. C'è qualche luogo dove vorresti andare da solo?
Wow, c'è solo il cimitero dei treni qui vicino. E dicono che ci sono i fantasmi. Diamine, cosa? Wow, beh, lasciamo perdere qua. Questo è il Crossroads. Avvicinandoci le persone scappano. Qui abbiamo un punto di salvataggio. Questo ci vorremmo dopo. Qua abbiamo una zona chiusa che porta al pilastro sopra, il pilastro di cui si parlava prima. E qui abbiamo delle guardie che ci impediscono di uscire. C'è una guardia, come si dice, sicura di sé e l'altra no. Scusami, no, non puoi uscire, cioè non puoi passare senza il giusto passaporto, il giusto pass. Sono andato bene. Devi essere più duro. Ma io? E lui. Che diavolo ci fai? Che vuoi da mia? Che vuoi da me? Non puoi passare. Ho questo miserabile lavoro di tenere fuori la munnizia, la spazzatura come te che provano ad uscire fuori. Wow, se sei magnifico. Diamine se lo sono. Non sprecare tempo dicendo cose che già so. Ma io, ma poverino. Ok, parliamo con Rocky. E poi spiegherò perché lo chiamo Rocky. Ehi, ops. Che diavolo stai facendo? Cioè, questo stava morendo praticamente. Sei venuto a vedermi. Sei venuto a vederlo, giusto? C'è stata un'esplosione là sopra. Se questo pilastro dovesse cadere giù, tutto ciò che nei sobborghi diventerebbe polvere. Vabbè, non ci si deve preoccupare al riguardo. Ehi, guardalo, è enorme, vero? Questo è il pilastro del settore 7. Noi siamo nei sobborghi, questo pilastro regge la parte superiore dove ci sono i ricchi, diciamo. Sì, va bene. Ecco, quella è la parte superiore, il piatto. È uno strano e magnifico posto. Questo è il mio posto, ma tu puoi venire quando vuoi. Ci vediamo, fratello? Che te ne stai andando? Oh, Claude, muoviti e basta, va bene, un attimo. E qui arriviamo al Sector 7. Barrett entra nel locale sparando a tutti, facendoli uscire. Il nostro obiettivo è visitare questo sobborgo. Ora vedremo come. Esplosioni, esplosioni. Oh man, l'avalanche figa. La madre. Hai sentito? In realtà non mi importa. Oh, scusami. Sì, parlerà di avalanche. Ho fatto scoppiare tutto. Quella è la nostra meta. Prima di entrare qui, però, voglio visitare questo luogo. Perché questo luogo sia il sobborgo del settore 7. È la nostra vera prima città, con negozi, con luoghi da visitare, una locanda, tra virgolette, e c'è molto da dire. Prima di entrare c'è molto da dire. Quindi ora visiteremo piano piano tutti i luoghi. Cominciamo da questa baracca che non apre. I'm not opening up. Go away. Go away. L'inglese. Parliamo con sti due tizi, prima con Mr. Sun. Oh, parola. Oggi va tutto, stanotte va tutto al diavolo. Già pensavo che il lungo blackout di stanotte fosse strano. Hanno detto che un reattore Mako è stato distrutto lì su. Lì su. I was just sitting here drinking. Bevendo, guardando le notizie per conto mio. Tutto d'un tratto sono stato buttato fuori dal negozio. Ma che sta succedendo? E qui c'è una delle figure comiche più ricorrenti di Final Fantasy VII, almeno all'inizio. Poi si stabilizzerà e lo vedremo più avanti nell'universo di Final Fantasy VII in una novella. Oh, ah, jeez, I'm blitzed. Hi, jazz. Jazz è proprio dialetto del posto. A me, io amo quei cocktail fatti in casa. But they sure do creep up on ya. Ai, Johnny. Siamo chiusi oggi, torna domani. Qua possiamo entrare. In quei luoghi ci torneremo poi domani. Cioè domani non reale, domani nel gioco. Questo sta sparando. Sì, grazie. Possiamo vedere innanzitutto come siamo il posto. Sector 7 Weapon Shop. Negozio di armi del settore 7. Del distretto, vabbè, questo sta sparando. Che tu. Tutti quelli che parlano con me devono essere dei novizi, dei dilettanti. Qui c'è una, come si dice,
un a capo bruttissimo. Sì, sono io. Io ero nei soldi, mi chiamo Cloud. Io ero nei soldi, capellone. Non ho affari con te. Provo anche a sparare. Io non ho mai sentito parlare di te. Questa frase è molto importante. Sembra una cosa sciocca, ma lui ha detto che non ha mai sentito parlare di Cloud, un soldier. Vediamo come spara dalla mano, comunque, mentre spara quel coso della scirra, perché ovviamente chi abita nei sottofondi odia la scirra. Sei stanco? Non vuoi riposare al terzo piano di casa mia? C'è solo una condizione, devi dare un po' di soldi. Io non voglio riposare. È tipo scroccone, cose del genere. Parliamo con lui. Ehi, aspetta un minuto tu, proprio dialetto. Non puoi uscire da qua senza aver comprato qualcosa. Può essere rischioso per la tua salute, se sai cosa intendo. Tipo che c'è un po' di mafia qua nei sobborghi. E siamo nel weapon shop. Allora, innanzitutto, la salt gun è l'arma che abbiamo appena droppato. È un drop sicuro, quindi in realtà il fatto che sia qui è solamente per completismo. Granata ne compreremo una e ne spiegheremo l'utilizzo tra un po'. L'Iron Bangle è una protezione migliore del Bronze Bangle, ma la cosa importante, sì, ne prendiamo due, è che l'Iron Bangle lo vendono esclusivamente qui. E siccome questa zona a breve non potrà più essere visitata, rende l'Iron Bangle un oggetto, un'armatura in questo caso, missabile, non ottenibile più avanti nel gioco. Equipaggiamo il nostro, sì, magari non su status, il nostro Iron Bangle, che va da 0 slot a 1 slot singolo e aumenta la difesa leggermente, e anche la difesa magica. Sì, qui funziona. Saliamo un attimo sopra. Sì, qui c'è una cosa, diciamo, importante. Prima entriamo qua dentro. Questa è la Hall of Novice. Neanche traduco, perché non serve sapere qui cosa sta effettivamente accadendo. Per ora non dicono altro, però questa è una parte della Hall of Novice, che, detto in termini brevi, è il tutorial del gioco. Saliamo sopra e viene qui dove si dorme, e qui c'è il bambino che spunta dal nulla. Questi sono dei sobborghi, quindi non pensate di poter star qui gratis. Devo fare... No, non voglio dormire, sto solo visitando. Sarà meglio dormire quando puoi. Sarà meglio salvare quando puoi. Questo è il trucco che vi rende per essere duri. Ricordalo, vecchio mio. Vabbè, sì, come dici tu. Cioè, ha ragione comunque, perché... Perché scende le scale così? Perché salvare è molto importante. E ho perso salvataggio molto importante anche per salvare sue cose. Vabbè, ricordiamo che col tasto assist possiamo vedere entrate e uscite e scale, quindi possiamo vedere dove poi potremmo entrare. Qui, lì, vabbè, un po' ovunque. Parliamo con Barrett, che ci dice che possiamo entrare, e finalmente possiamo entrare qui dentro. Prima di entrare però voglio far notare una cosa. Sì, è un attimo. Tyler, lo vedete scritto, come anche sopra, Texas. E poi là c'è Draft Beer e Texas con Neon. Praticamente sono Texas è uno stato, ovviamente. E Tyler, come anche Lockhart, che diciamo che è il cognome del proprietario di questo posto, sono cittadine del Texas. Entriamo? Entriamo. È cambiata la musica. Questo qui è il Tifa Steam. Quella bambina è uscita, pensava di andare incontro al padre, e invece gli si è apparso davanti Cloud. Bentornato a casa, Cloud. Sembra che tutto sia andato bene. Hai combattuto con Barrett? Hai lottato, combattuto, esagerato. Non questa volta. Sei cresciuto, quindi ci conosci questa ragazza. Quando eri più piccolo combattevi per qualunque cosa. Al cadere del cappello, anzi al togliersi del cappello.
Ovviamente, se questo è il Tifa Steam, lei è Tifa. Tifa Lockhart, nel caso specifico. Fiori, che belli. Non ho mai visti qua nei sobborghi, o meglio, non se ne vedono quasi mai. Ma è per me? Oh, Claude, non dovevi. Questa qui fa parte della Date Mechanics. Ed è il momento di parlarne. Prima di scegliere ne parliamo. Allora, più avanti nel gioco noi avremo una sezione dove ci verrà dato un appuntamento. E ci sono 4 scelte disponibili. Attualmente noi conosciamo solamente 2 di queste scelte. La prima è ovviamente qua la bellissima Tifa. E l'altra è Barrett. Sì. Sia Tifa che Barrett che le altre 2 scelte che vedremo nel mentre partono con dei valori predefiniti e queste scelte, come anche quella di prima di Jessie, ve la ricordate? Aumentano o diminuiscono quei valori. Tifa parte con un valore di 30, Barrett con un valore di 0. La scelta di prima, di Jessie, ci ha permesso di diminuire questo 30 di Tifa di 3 unità. L'altra scelta, quella che non abbiamo dato, invece avrebbe mantenuto uguale questo valore affettivo. Ci saranno delle piccole differenze, ovviamente l'appuntamento varierà con chi avremo l'appuntamento, ma oltre questo, se facciamo l'appuntamento con Barrett, una scena verrà saltata, per quanto possa essere giocoso il tutto, quindi forse la migliore. Tra l'altro c'è un trofeo che ci dice di fare l'appuntamento con Barrett, ma non è il nostro obiettivo, noi non ci fossilizzeremo su una persona specifica, faremo le scelte che più ci aggradano. L'unica cosa è, nel tempo, cercare di aumentare l'affinità di Tifa oltre il 50. Ci sarà un motivo perché più avanti questo valore, questo eventuale 50, ci farà vedere una scena extra, o meglio, una scena differente. In questo caso, questa scelta farà aumentare di 5 l'affinità o con Tifa o con Barrett. Ora, noi abbiamo tolto 3 di Tifa con la scelta che abbiamo dato prima a Jessie, ce li riprendiamo con 2 di scarto, grazie al fatto che stiamo dando questo fiore a Tifa. Cercheremo di aumentare adesso Tifa per un po'. Grazie Claude, ha un odore bellissimo. Forse dovrei riempire questo posto con i fiori. Vi ricordate in Final Fantasy VIII un luogo pieno di fiori? Un bar pieno di fiori? E questo è il Seven Heaven. Non metto canzoni perché il copyright. Per andare avanti dovrei uscire dal locale. Però io voglio parlare un po' con i tizi. Ah, niente di meglio che una bevuta dopo il lavoro. Ma è esagerato. Già ubriaco, non il tempo. Ne vuoi anche tu? Perché no? Sì, bella la vita. Anche se tu sei seri. Ecco, sei con i soldi. Qui sei un novellino. Quindi è meglio che farai meglio ad ascoltarci. Wedge? Proprio Wedge è la persona più paciocca del mondo. Claude, Tifa sembra che sappia davvero come cucire. Ma addirittura. Lasciati dire qualcosa. Riguardo a cosa? Non mi interessano le tue storie. Vabbè, parla. Tifa mi ha sempre fatto assaggiare il suo cibo. E guardami, adesso sono una palla. Non fate battute? Non so se essere felice o scontento. Ma il buon cibo e le bevande sono quello che hanno reso questo luogo, questo negozio famoso. Un bar di cocktail. Qui c'è la nostra amante. Hey Wedge, sei tutto esaltato. Perché? Parliamo di nuovo con la bellissima Tifa. Scusa Claude, Marlene, la bambina è un po' timida. Sembra essere un po' timida. Parliamo con la bambina. La bambina voglio parlare. Poverina. Ok. Wow. Ecco Barrett. Papa. Vabbè. Papà, bentornato a casa. Papa è un modo americano affettivo di dire papà, come daddy diciamo. Barrett è il padre tra virgolette di Marlene. Barrett ha 35 anni, Marlene ne ha 4. Tutto ok Barrett? Great. Andiamo pazzi, andiamo ragazzi, dobbiamo iniziare l'incontro. E dal flipper c'è un passaggio segreto. Tutti scendono, tranne Tifa che torna al bancone. Noi eravamo seduti allegramente su un tavolo. Parliamo con Tifa,
non ho premuto niente, è partito da solo. Ci sarà un'altra scelta per il date mechanics, per l'appuntamento. In questo caso, I don't feel like it. Allora, ci ha chiesto se vogliamo qualcosa da bere. I don't feel like it non cambierà nulla. Dammi qualcosa di forte, aumenterà di 5 l'affinità con Tifa. Just a minute, I'll make one for you. Nel frattempo, possiamo dire... Perché parlo a plurale? Posso, che... E invece lo dico dopo. Sono contento che sei tornato a casa sano e salvo. Che ti succede tutto ad un tratto? Il lavoro non era manco così difficile. Suppongo di no. Eri nei soldier. Assicurati di farti pagare da Barrett. Non ti preoccupare. Una volta che prendi i soldi, me ne vado. Claude, va tutto bene? Sì. Perché? Così, sembri un po' stanco ultimamente. Dicevo, questo luogo non doveva essere qua. Originariamente questo luogo doveva essere a Junon. Ci sono anche... Cioè, non il reattore 7, il settore 7. Proprio il 7-Eleven doveva essere a Junon. Ci sono anche delle immagini promozionali di Claude che dice determinate frasi come questa della paga a Junon, in un bar di Junon. Ovviamente Junon è una città futura, sto dicendo per chi la conosce. È stato poi messo qua, boh, in fase di programmazione, in fase di sviluppo poi è stato messo qui. Mentre qui adesso avremo dei dialoghi, ma in origine devono essere molti di più. Si doveva parlare del villain, quello di cui abbiamo avuto il dialogo tagliato prima. Si doveva vedere anche, si doveva avere un primo flashback della sua persona e anche dei segni di instabilità del protagonista. E anche sulla natura delle materie. Tutto questo è stato poi traslato in alcune parti future del gioco. E adesso entriamo nel flipper. All'epoca era una cosa bellissima. Barrett che si sta sfogando. Io, Claude, c'è qualcosa che voglio chiederti. C'è qualcuno nei soldi che ha combattuto contro di noi oggi? E qua, tipo cattivissimo. Nessuno, sono sicuro. Sembri molto sicuro. Se ci fosse stato qualcuno dei soldi, adesso non saremmo qui. Non saresti, cioè ancora più arrogante. Non fare così il gradasso solo perché eri nei soldi. Provo a piccarlo e... E Biggs lo ferma. E Biggs si prende un pugno in faccia e finisce la telecamera. Ok, sei forte. Probabilmente tutti quelli nei soldi lo sono. Ma non dimenticarti che il tuo culo adesso lavora per Avalanche. Non avere la minima idea di tornare nella Shirra. Tornare alla Shirra. Tu mi hai fatto una domanda e ti ho risposto. Questo è tutto. E qui proprio il confronto. Salgo su. Parliamo di soldi. Aspetta, Claude. Tifa, lascialo andare. Sembra che gli manchi la Shirra. Sta zitto. Shut up. Non mi importa né della Shirra né dei Soldier. Ma non fraintendermi. Non mi importa neanche di Avalanche o del pianeta. E di niente. Adesso io devo parlare col televisore. Straighten things up with everyone for me. Sì, io devo parlare col televisore. Non ci riesco. Lui si è accelerato da solo, ha un per tre automatico. Papà, sei così grande. È così magnifico. È il televisore. Sì, vabbè, Jesse. Sì, ti ho sentito, ti ho letto, anzi. Va bene. Qui parte una scena molto importante per Final Fantasy VII. Ascolta, Claude, te lo sto chiedendo, per favore, entra a far parte del nostro gruppo. No. Mi dispiace, Tifa. Il pianeta sta morendo, lentamente, ma sta morendo. Qualcuno deve pur far qualcosa. Lascia che Barrett e i suoi compagni facciano qualcosa. Non hai niente a che vedere con me. Quindi te ne stai davvero andando? Uscirà da quella porta ignorando la nostra amicizia d'infanzia? Sono amici d'infanzia, quindi si conoscono da quando sono nati. Ecco, qui c'è un'altra scelta. Eh sì, grazie, la vediamo. Un'altra scelta che affligge le date mechanics. La date mechanics è uno solo l'appuntamento. Con sorry non cambia, con how can you say that? Come puoi dire questo? Aumenterà di altri 5 la finita di Tifa. Praticamente prendiamo un 15 rapido.
che io ho trasformato in 12 perché ho detto a Jesse che deve farmi la carta bella. Come vuoi dire questo? Hai dimenticato la promessa, quindi. Promessa? Quindi l'hai dimenticata. Ricordi, Claude? Sono passati 7 anni. Guarda, il pozzo. Ti ricordi? Che io pensavo all'epoca, cioè non sapendo l'inglese. Guarda, il bene. Ah? Sì, ricordo. Pensavo che non saresti mai venuta. E stavo cominciando a prendere freddo. Sapevo una città, la loro città di nascita, ossia Nibelheim. Scusa il ritardo. Mi fa vestita per appuntamento serale. È l'unica volta in cui la vediamo vestita bene, praticamente. Questo perché non mettono gli outfit nei giochi vecchi. Hai detto che volevi dirmi qualcosa? Da questa primavera lascio la città per andare a Midgar. Tutti i ragazzi lasciano la città. La Sicilia, praticamente. Ma è diverso questa volta. Io non vado a trovare un lavoro. Tipo, no, non nella Sicilia. Io voglio entrare nei Soldier. Voglio diventare il migliore. Proprio come Sephiroth. Sephiroth, il grande Sephiroth. No, il fratello sconosciuto. Grazie, Claude. Digli un sì da dietro, così non lo vede. È così difficile entrare nei Soldier. E sembra. Vabbè. Probabilmente non potrò tornare per un po'. Ride. Eh? Che vuoi? Tifa che sei lenta. Se lo farai sarai nei giornali? Ci proverò. Allora facciamo una promessa. Sì, senza motivo. Se tu diventerai famoso e io sarò in pericolo, tu verrai a salvarmi, va bene? Cosa? Se io sarò mai in pericolo, il mio eroe verrà a salvarmi. Voglio avere questa esperienza almeno una volta. È una cosa sciocca, da bambini proprio. Però è bello. Cosa? Avanti, promettimelo. Ok, lo prometto. Tutto siglato. Da una stella cadente. Le stelle cadenti in realtà sono meteore. Ricordi adesso, vero? La nostra promessa? Non sono un eroe e non sono famoso. Non posso mantenere quella promessa. Ma tu hai realizzato il tuo sogno di infanzia, giusto? Sei entrato nei Soldier. Avanti. Puoi mantenere la promessa. Devi. Barrett, perché è proprio Tag Life che si arrampica invece di usare. Aspetta un secondo, soldi, grande soldiere, vabbè, lo sto prendendo in giro. Pom, i soldi. La promessa è una promessa. Ecco, infatti. Chi è? 1500 gil. No. Questa è la mia paga, non farmi ridere. Cosa? Quindi tu, la prossima volta, almeno 3000. Cosa? Va bene. Abbiamo davvero bisogno del suo aiuto, vero? Ma quei soldi erano per la retta di Marlene. 2000. Grazie, Claude. Questa qui è invece la host per quando si dorme. E questa invece è la traccia numero 6 del CD1. Il Barrett's Team. Siamo passati dal Tifa Steam al Barrett Steam. Abbiamo dormito tipo a terra, come gli Zulu. Siccome l'episodio sta durando molto, non parlerò adesso delle materia.
Ne parlerò nel prossimo episodio. Qui vedremo solamente i negozi molto in breve, non spero neanche gli oggetti. Marlene è un bambino di 4 anni che fa i cocktail. Buongiorno Cloud. Hai dormito bene? Un'altra scelta che fa parte della Dead Mechanics. Barrett russava davanti a me, oppure vicino a te, chi non lo farebbe? 5 Barrett, 5 IFA. Non so cosa intendi. Vado. Andi, lascerò correre per questa volta. Il nostro obiettivo è il reattore del settore 5, così, perché non sappiamo contare. Siamo la Apple, dopo il 4, il 4S, dopo il 5, iPhone 10. Il nostro obiettivo è il reattore del settore 5. Andiamo alla stazione prima. Ci ritroveremo sul treno. Io, Claude, prima della prossima missione, ho bisogno di chiederti qualcosa. Non so davvero come usare le materia. Anzi, le materia. Ti darò questa materia che abbiamo trovato, sarebbe la Restore. Però insegnami come si usa. Allora, in realtà, questa cosa serve a noi, per farci capire a noi come funzionano le materia. Siccome però le spiegherò io, non c'è bisogno del loro tutorial, che è abbastanza palloso. Quindi, anche se questo provocherà le ire di Barrett, gli diciamo, non puoi capire. Non capiresti, anzi. Quindi è questo che vi fa grandire i soldi, vero? Ok, chiederò a Jesse più tardi. Ma sei in debito di questa materia. Ok, abbiamo il menu materia. Claude, ho preso un messaggio dal negozio di armi. Dal tizio del negozio di armi. Ha qualcosa da darti, non dimenticarlo. Marlene, guardi il negozio mentre noi siamo fuori. Ok, bambina di 4 anni che tiene a bada il negozio. Boh. Ok, ora possiamo visitare tutto. In realtà vedete qua, siccome tutti amano Tifa nel villaggio, come Puffetta amano tutti Tifa, e Johnny lì ama Tifa ed è triste che adesso se ne va. Abbiamo Tifa nel party, ma la vediamo dopo, anzi la vediamo al prossimo episodio. Vediamo solamente l'arma che uso, ossia dei guanti, anche del Bronze Bangle. Non compreremo un Iron Bangle per lei, non c'è attualmente motivo. Materia, sì, nel prossimo episodio. Adesso quello che ci interessa è il Weapon Shop. Ah, un'altra giornata lenta. Se continua così, questo negozio finirà sotto. Non posso vendere nessuna buona medicina in un negozio come questo. Oh! Oh, guarda, non succede, sei un cliente? Perché è uscito con l'accento? Allora, quella volta che l'ho letto, qua abbiamo Cell e qui abbiamo Majin Buu. Ok. Qui vendiamo, qui compriamo. Allora, innanzitutto devo comprare un antidoto, perché non ne abbiamo, e il nostro obiettivo è vedere ogni singolo oggetto. Le materia Ice e Lightning, come ho detto, già ce le abbiamo. Restore pure. Non abbiamo Fire. Noi possiamo comprarla qui, ma più avanti ne otterremo automaticamente una nel proseguire del gioco. Quindi in realtà noi potremo risparmiarci questo 600 gil. Ma siccome le vogliamo livellare prima del tempo, lo compriamo. PS, nei riguardi sotto, che serve più che altro per vedere poi le statistiche delle armi, i personaggi che sono attualmente sul party brillano, le loro cornici brillano. Compriamo Fire. La cosa brutta è che non chiedono conferme le materie, quindi uno spende soldi, non è come questi che... Vabbè. Come si esce? Grazie, ti ho dato 600 gil inutili. Ma se siamo contenti così, siamo contenti così. Andiamo dal tizio sopra le scale, che ovviamente è la Novice Hall. E qui salveremo. Possiamo vedere, qui c'è una materia diversa dalle altre. Prima di entrare qua, così, solo per farvelo vedere in breve. Abbiamo solo materia di colore verde. Giusto? Questa invece è particolare. La All Materia. Grigia. Ehi! L'hai presa al momento giusto, come. I got one right off. Ok. Quella è una materia. Ehi, guarda questo forziere. Sì, non ci ha uccisi per sbaglio. Tendi il forziere. C'è un etere. Adesso ascolta, nascosti in questi forzieri sono un sacco di oggetti. Ci sono forzieri di tipo casse, tipo borsa, quindi stai attento e controlla tutto. Come detto, qua c'è la Novice Hall, questi qui ci spiegano tutto quello che ci serve sapere, ma non ci serve saperlo perché ci sono io a spiegare le cose. Ma la cosa che ci interessa è questo punto di salvataggio, perché qui finiremo questo episodio.
Attualmente non c'è altro da vedere. Nel prossimo evento vedremo le materia. Metteremo le materia. Spiegheremo le materia. Almeno spiegheremo le green e le grey. Potevamo vederle già qui prima, ma adesso possiamo vederle meglio. E poi andremo ovviamente avanti con la storia. Salviamo. E ci vediamo al prossimo.